5 km di corsa mattina, sono stanco morto. Poi nel fresco torno a casa, colazione, si va in spiaggia e vediamo se il mare mi fa fare un po' di chilometri a nuoto. A dopo. Eccomi qua, sono le 18.30, è appena uscito un nuovo video sul canale dal titolo Le rivalità del Tour de France. Questa è la piccola anteprima che riuscite a intravedere dallo schermo del mio MacBook Pro. Giornata ricca di sport, 5 km svolti a corsa questa mattina e 1 km in acqua libera in mare svolto all'ora di pranzo. Purtroppo l'acqua, come vi ho detto, era molto fredda, quindi non sono riuscito a svolgere un allenamento più lungo e più intenso. Però come primo giorno di vacanza, un bel combinato corsa nuoto non ci sta davvero male. Il bello infatti di essere un triatleta amatoriale è quello di potersi allenare in qualsiasi momento della giornata, anche quando abbiamo il piccolo ritaglio di tempo o, perché no, anche quando siamo in vacanza con la moglie. Ovviamente sempre che la moglie sia d'accordo, perché come tutti sapete le donne hanno sempre l'ultima parola sul tempo libero dei mariti e degli uomini. Comunque, a parte le battute, diciamo che questa è la grande differenza che c'è tra un pro e un amatore, colui che diciamo fa le gare age group per quanto riguarda il triathlon. Un'altra differenza fondamentale tra il pro e l'amatore è il modo con cui ci si approccia alla gara. Questo video voglio dedicarlo a tutti quei ragazzi che mi scrivono e che mi contattano su YouTube o su vari social per chiedermi consigli sulle competizioni, in particolare di nuoto e di triathlon. Oggi infatti voglio darvi una serie di consigli per rendere più efficace la vostra preparazione e il vostro avvicinamento alle gare. Il primo consiglio che voglio darvi riguarda la disposizione del vostro alloggio quando magari siete fuori sede per disputare una gara o dei trials. La prima cosa, vi dovete assicurare quanto sia lontano e distante l'alloggio dalla gara. È chiaro che avere un alloggio molto lontano comporta anche degli spostamenti, mentre un alloggio abbastanza nei pressi del luogo della competizione risulterà sicuramente più agevole. Fate attenzione anche a dove è collocato il vostro alloggio: se l'albergo, il residence in cui alloggiate si trova a ridosso di una strada, sopra un'attività commerciale come bar o ristoranti. Scegliete sempre stanze lontane dalla strada in modo che il traffico e l'eventuale vita notturna non vi disturbino. Così come cercate stanze anche lontano dai vostri compagni di squadra, che magari tendenzialmente potrebbero fare rumore e quindi disturbarvi appunto il riposo. Se la tua squadra ha deciso di alloggiare in un albergo, non sarebbe male se il servizio di pulizia e delle camere avvenisse proprio mentre voi siete a svolgere allenamenti o batterie. In questo modo, una volta rientrati dalla piscina o dalla gara o dalla sessione di allenamento, non avrete lo stress di rimettere a posto la camera, ma avendola trovata già in ordine sicuramente avrete un riposo molto ma molto migliore. Se la gara a cui hai deciso di partecipare si trova molto lontano dalla tua città e hai bisogno di uno spostamento abbastanza lungo e consistente per arrivare appunto sul luogo della gara, cerca di non cambiare routine nei 2 giorni prima della gara. Cerca infatti di mantenere la tua stessa abitudine e soprattutto non venire a contatto con persone che potrebbero trasmetterti malattie quali raffreddori o influenze, che potrebbero compromettere ovviamente il risultato della tua competizione. Un altro consiglio per tutti quegli atleti che sono costretti a viaggiare è quello di sistemare il bagaglio con l'attrezzatura per la gara separato da tutto il resto. In questo modo, sia che tu viaggi in macchina, pullman, aeroplano o treno, avrai sempre a disposizione, magari portandotelo con te o imbarcandolo come bagaglio a mano, un piccolo bagaglio contenente tutto il necessario per la gara e per gli allenamenti. In questo caso, nella malaugurata ipotesi in cui il tuo bagaglio venga perso o smarrito, non dovrai preoccuparti di reperirlo nuovamente per affrontare la gara. Insomma, sono tutte ansie che vengano ridotte al minimo. Un altro consiglio rivolto ai nuotatori e anche ai ciclisti, ma soprattutto anche ai triatleti, è quello della depilazione. Non depilarti troppo in anticipo, ma fallo a ridosso della gara. Una cosa molto importante per tutti gli atleti professionisti è quella di fare molta attenzione ai farmaci, nel caso in cui se ne prendano prima della gara. Assicuratevi cioè che i farmaci che state prendendo siano conformi alle leggi antidoping. Ricordati di portare sempre con te 2 bottiglie d'acqua e uno snack in modo da ricaricare le batterie dopo la gara o dopo un allenamento. Ricordati, e questo è fondamentale, di non prestare mai la tua bottiglia d'acqua ad altri atleti e di non bere mai dalla bottiglia di altri ragazzi. Questo perché? Perché vi potreste trasmettere malattie infettive come raffreddori o influenza, che in qualche modo potrebbero inficiare completamente il vostro risultato.
Un'altra cosa molto importante che molti sottovalutano è il cuscino. Se puoi e se hai modo di farlo, porta sempre con te il tuo cuscino, perché spesso e volentieri il sonno viene disturbato da questi cuscinacci marci che troviamo negli alberghi. Portarsi dietro il cuscino è un modo come un altro per cercare di dormire bene e recuperare bene dopo l'allenamento o dopo la batteria. Gli ultimi consigli che voglio darti riguardano la gara. Per prima cosa, impara a visualizzare la tua gara. Allenati in questo processo mentale che risulterà essere molto importante e fondamentale per il buon svolgimento della tua competizione. Assicurati, attraverso il tuo allenatore o chi ha già praticato quella gara in quel posto, di reperire informazioni sul luogo, sul sito in cui avviene la gara, in modo da non trovarti impreparato nella logistica, diciamo così, della piscina o della gara di triathlon. L'ultimo consiglio che mi sento di darti è quello di studiare i tuoi avversari e la tua concorrenza. Fallo insieme al tuo allenatore, studiando le statistiche e, se ne hai a disposizione, anche dei filmati. In questo modo riuscirai a variare la tua strategia in base ai tuoi avversari. Bene ragazzi, per oggi basta così, basta consigli, anche perché alle vostre orecchie questi consigli sembreranno per lo più complicati e superflui. Però sono altrettanto convinto che un vero professionista non può permettersi di tralasciare nessun dettaglio, sia per quanto riguarda l'allenamento, sia per quanto riguarda l'avvicinamento ad una gara. Quindi ragazzi, se volete anche voi diventare dei veri professionisti, non potete permettervi il lusso di sottovalutare nemmeno questi piccoli dettagli. Ok ragazzi, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!